L'obiettivo è reperire finanziamenti per la sicurezza delle strade, la rivisitazione del centro urbano e il maquillage allo stadio Ravaschieri. Dopo l'approvazione del bilancio preventivo 2017 da parte dell'amministrazione Pagano, il primo cittadino rocchese, Carmine Pagano, è al lavoro per cercare di rendere la cittadina più fruibile e con più servizi a disposizione dei cittadini e mirata al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. L'azione amministrativa è tesa anche ad assicurare alla città uno standard di vita altamente qualitativo. Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, tra l'altro, sono stati approvati anche il programma triennale delle opere pubbliche e due strumenti economici di assoluta importanza come il DUP, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione 2018-2020. Diciamo, il bilancio preventivo è quello che viene definito il libro dei sogni. Noi abbiamo organizzato delle cose, diciamo, da fare per Rocca Piemonte, che saranno numerose, appunto la sicurezza per le strade, una rivisitazione del centro urbano. Stiamo cercando di riuscire a reperire qualche finanziamento per il campo sportivo. Insomma, abbiamo una serie di idee che chiaramente dovranno essere poi corroborate dalla possibilità di assumere dei finanziamenti, perché altrimenti il Comune da solo questo non lo potrà mai fare.